Momenti di paura questa mattina a Napoli quando parte di una palazzina in disuso rientrante nel complesso del Dipartimento di Veterinaria dell'Università Federico II di Napoli è crollata, trascinando con sé anche parte dell'edificio limitrofo in uso, destinato ad alcune attività di studio e frequentato da docenti e ricercatori. Per fortuna non sembrano esserci stati feriti, ma sono stati attimi davvero di terrore per le persone del posto. Il palazzo in uso era stato fatto evacuare in mattinata dopo che si erano manifestate le prime crepe in quello disabitato che su di esso poggiava. All'origine del crollo probabilmente una voragine nel sottosuolo. Sul posto i vigili del fuoco, gli uomini della protezione civile e la polizia municipale. Il tratto di strada, compreso tra via Veterinaria e via del Pino, è stato transennato e chiuso al traffico. Io stamattina alle 6:30 mi sono alzato come tutte le mattine e ho visto delle crepe, però erano piccolissime, tanto è vero, ho fatto delle fotografie così piccoline. Ho chiamato subito a mio marito, ho detto guarda là, forse succede qualcosa di grave. Lui è venuto e ha detto sì, e ci sta qualcosa che non va bene, è gravissimo. Più tardi si sono allargate queste crepe, sono cominciati a venire tutti gli operai a lavori, gli impiegati e tutti quanti, però la veterinaria è chiusa e non ha fatto entrare nessuno. E da allora sta succedendo l'ira di Dio, fino a questo momento che poi è caduto ogni cosa. I pompieri, i guardie, i vigili, insomma è venuto tutte le autorità. Sono venuto dal lavoro e ho visto che la veterinaria era tutta spaccata. Quindi sono salito sopra, mi sono messo con il telefonino per cercare di riprendere queste spaccate e improvvisamente incominciare a scriccoliare. I vigili del fuoco hanno allontanato quanto più persone possibile dalla zona e improvvisamente è crollato tutto. Si è alzato un polverone, abbiamo chiuso il balcone per non far entrare la polvere. Questa immagine che ha lasciato proprio senza fiato, che sembra un evento bellico, invece è crollato, mentre questa parte qua è il monastero che è più antico, è rimasto intatto. Figuriamoci qua questi palazzi che sono, come si vedono, tutti pieni di umidità, comunque abbiamo paura, è normale che abbiamo paura.